Ovviamente le situazioni politiche a Reggio Calabria non sono delle migliori. Qualcuno continua a ostinarsi a scrivere le pagine più brutte della storia di Reggio Calabria. Senatore Meduri. Hai detto una grande verità, non è che non è delle migliori la situazione, io direi che è delle peggiori. Tu hai usato un eufemismo, un eufemismo linguistico, Reggio è combinata molto male. È un dramma, questa città è sprofondata nel nulla e sarà molto difficile la risalita, ammesso che ci sia. Difficile e lento. Ora, il video editoriale è una novità per i lettori di Reggio per te, ma è veramente importante perché poi con il video si ha una maggiore contezza e una migliore sensazione di ciò che stiamo vivendo. Ovviamente. Senatore, si dovrà andare a votare. Il fatto pandemico ha prolungato l'agonia. Si dovrà andare a votare, ma i reggini, diciamo che con il voto sì che sono caratterizzati spesso in negativo. Si dovrà andare a votare, sì, certamente siamo in una situazione di grande difficoltà, anche perché è difficile scovare un candidato che abbia in sé qualità per poter riprendere la situazione, cioè la città è sprofondata nel nulla. E la situazione è tragica, è stata resa tragica prima da quasi 3 anni di commissariamento, dei commissari assolutamente incapaci che hanno denotato tutta la loro nullezza, perché basta guardare quello che hanno fatto con le piste, la cosiddetta pista ciclabile su Viale Calabria, che passa davanti alle porte dei negozi, passava davanti ai soldi sprecati, buttati, dovrebbero essere addebitati ai commissari che hanno invece guadagnato un mare di soldi a Reggio per distruggere la città. E poi dopo i commissari, il ciclone del giovane Falco Matà, che tra l'altro avrebbe dovuto avere intelligenza, voglio dire, l'umiltà di capire che essendo giovane, inesperto, inconcludente, avrebbe dovuto circondarsi di persone capaci, come nella giunta comunale. Invece purtroppo ha fatto la giunta comunale a sua immagine e somiglianza, fatta con dei ragazzi imberbi, implumi, incapaci, senza esperienza, per cui la città, che già era in condizioni di grande difficoltà, è sprofondata ancora di più. Oggi sarà veramente difficile per chiunque risollevare le sue, anche perché la situazione economica è quella che è zero. E quindi sarà molto difficile. Mentre le sinistre si compattano con liste e listarelle, la destra non riesce ad esprimere un candidato unico. Che caratteristiche dovrebbe avere il candidato che è espressione di una destra sinergica? Ma il candidato intanto dovrebbe essere un esperto di tutte le leggi, del dedalo di leggi amministrative che regolano la vita degli enti locali, delle istituzioni secondarie, diciamo. Quindi questa è la prima cosa, perché attraverso questa conoscenza di leggi particolari, intanto tu guidi con sicurezza una città senza il rischio di incorrere, per esempio, in errori che possono essere anche
non voluti, ma penalmente rilevanti. E poi, ecco, dovrebbe essere qualcuno capace di studiare molto bene tutta la legislazione europea, per esempio sulle città metropolitane, dove sono previsti particolari contributi per le città metropolitane, ma purtroppo non tutti li sanno cercare e quasi nessuno li trova. Quindi credo che il candidato dovrebbe essere soprattutto uno o che le conosca o capace di studiare e di impararle, insomma. Però è difficile trovarlo. In questi giorni, ultimi giorni, si è parlato di qualcuno che queste caratteristiche ce l'ha. Potrebbe darsi che ci sia qualche novità di questo genere. Vediamo. Allora, io faccio un'osservazione che a molti non sarà sfuggita, ovviamente, ancora le ufficialità degli sfidanti, tra virgolette, del sindaco in carica pro tempore o comunque agevolato dal fatto pandemico, non hanno ufficializzato appunto la loro competizione in questa veste elettorale verso Palazzo San Giorgio. Come posso fare a non chiedere al senatore Meduri queste caratteristiche si concretizzino in un nome in modo particolare? Ma io sono mesi che avevo abbracciato, sperato nella possibilità che potesse essere candidato il professore Bambino, che è una persona di notevole spessore e di notevole statura culturale e morale. Ho sempre sognato che Reggio potesse essere rappresentata ai massimi livelli culturali, anche perché la storia stessa di Reggio lo vuole, perché la storia di Reggio affonda le sue radici nella polis greca. Reggio è stata fondata nel 746, mi pare, Sì. avanti Cristo. E negli ultimi anni Reggio non ha avuto questo privilegio. Purtroppo il professore Bambino è stato vessato dalla sorte, perché ha perso in pochissimi mesi i genitori, prima il papà e poi la mamma. La situazione del Covid. Cioè, tutti imprigionati meno il sindaco. È un po' difficile la No, la situazione. interrompo, senatore. Io sottolineo sempre che il potere di sintesi del senatore Meduri è unico. Il senatore Meduri ha detto, e io evidenzio e sottolineo, che l'unico in pratica che usciva fuori di casa era il sindaco a distribuire biglietti, un errore mio, mascherine. Mascherine, sì. E d'altro canto lui è un mascherato, è un giovane mascherato. A me dispiace anche parlarne male, non voglio parlarne male perché tra l'altro i giovani sono in ogni caso, nel bene e nel male, sono il futuro, il futuro è loro. Io, per la verità, quando è stato eletto la prima volta consigliere comunale, gli ho fatto pure, credo, la prima telefonata di complimenti, perché questo ragazzo che arrivava è figlio di Italo, col quale io non ho avuto grandi buoni rapporti, ma che era certamente una persona per bene. Però poi si è rivelato una delusione. Ora,
Torniamo al discorso discorso. del professore Io ho Bombino. sempre Comunque ci dà sperato. una notizia il professore Bombino, quindi non sarà uno sfidante dell'attuale Non lo sindaco. sappiamo ancora, io non lo so, non lo so. Certamente è in una situazione un po' difficile, perché Reggio è curiosa. Io pensavo che si potessero fare delle primarie a Reggio, perché io non sono tanto favorevole a che siano i partiti a scegliere, perché i partiti in genere non scelgono il migliore, scelgono quello più funzionale ai propri interessi. Cioè, se lo sceglie Forza Italia o Fratelli d'Italia, sceglie un soggetto che nel disegno del partito ha una sua peculiarità e una sua importanza, che non sempre condivide con quello che è l'aspettativa della gente e soprattutto i bisogni reali di un comune come quello di Reggio. Lo stesso dicasi, per esempio, per le giunte. Cioè, Reggio è in una situazione particolare. In questo momento ha bisogno dell'appoggio dei partiti a livello nazionale, ma non ha bisogno e dovrebbe evitare il condizionamento dei partiti nella scelta delle persone che devono guidare la città. Ecco, in questo senso io ho sempre sperato che ci potesse essere una gara delle primarie tra candidati civici che fossero espressione di ordini professionali, di categorie produttive, dell'università, diciamo, capaci di avere una visione diversa, una visione prospettica e capaci di avere quell'autorevolezza morale che consentisse di scegliere i migliori. Cioè, se io non ho problemi culturali, se io non ho problemi morali, non giudico se io non sono un mediocre e quindi ho la mia statura culturale e morale, non ho problemi a scegliere uno migliore di me come mio collaboratore. Se invece io sono un mediocre, se sono uno così appiccicaticcio, allora devo stare attento perché chi mi metto di lato può farmi ombra. Ecco, Mi il fa, mi fa. principio è questo, il migliore, ma il migliore che però compendi nella sua cultura la capacità di entrare nel meccanismo amministrativo della gestione di un ente locale. Mi porge l'assist. Un aspetto sociologico che non è disgiunto da quello politico. E io mi sono posto questa domanda. Ma i reggini effettivamente poi sanno esprimersi nelle urne? Perché poi vediamo che il fatto scandaloso del pattume in ogni dove in città registra la gioia e l'acclamazione, per l'amor del cielo, anch'io sono un tifoso della promozione della Regina Calcio in Serie B, però poi dimostra o evidenzia o sottolinea poco invece il fatto che ci vede a rischio per il pattume non ritirato e per la quale i cittadini pagano un balzello non indifferente, ma anche tra i più alti d'Italia. Ma io credo che la grande gioia è manifestata con grandi festeggiamenti per la promozione sia dovuta al fatto che la gente è abituata a sentire parlare sempre male di questa città. Di questa città si parla per la sporcizia, per la corruzione, per la collusione di molti politici, di molti sindacalisti con ambienti. Quindi una volta tanto che si registra un episodio in positivo e allora la gente si lancia su quell'episodio, un po' come quando l'Italia, l'Italietta,
vince i mondiali di calcio, diventa una grande Italia, allora appaiono i tricolori, le sfilate, cioè abituati ad essere nel nulla, abituati ad essere nella sporcizia, nella fattispecie stiamo parlando di Reggio, abituati anche, e anche a Reggio purtroppo, a navigare troppo spesso anche nella sporcizia morale, e allora le piccole cose positive diventano grandi eventi sui quali la gente finalmente può gioire, può sorridere, quindi non è improbabile che questo sia uno dei motivi. Per un giorno si esce dal limbo dei grandi problemi e si va in paradiso e dove c'è la gloria. Allora, per chiudere, senatore, ringraziarle infinitamente per l'opportunità che ha concesso a Reggio per te e a tutti i nostri lettori. Questo momento è veramente particolare. Allora, il suo augurio non sembri a chi ci sta vedendo in questo momento un fatto scontato. Il suo auspicio, se possibile, qual è il nome? Visto che siamo sull'argomento, che potrà così avere la possibilità della massima del seggio nel massimo scranno del Consiglio Comunale. Allora, il nome sul quale io sogno ancora è quello del professore Bombino. Un nome che in questi momenti, in queste ultime ore, si sta facendo largo, è un nome di un grande funzionario, è stato. Cioè, la città di Reggio è città metropolitana. Noi abbiamo nell'ambito della città metropolitana un personaggio importante che è stato segretario comunale, segretario provinciale, grande city manager a Brescia, ad Ascoli, a Genova ultimamente. Che è un profondo conoscitore di tutte le leggi che regolano gli enti locali. Nelle ultime ore si è lavorato pure su questo nome. Potrebbe essere questo il nome importante degli ultimissimi momenti, delle ultime ore, che sarebbe anche gradito ai partiti. Questo potrebbe essere un elemento capace, come dicevo prima, di entrare nel dedalo, nel labirinto di queste leggi, negli anfratti del quale labirinto ci sono finanziamenti che noi non riusciremmo a trovare, ma che uno esperto e che abbia già svolto questa funzione da grande funzionario possa svolgerle anche da sindaco, che potrebbe anche diventare un grande sindaco e rimanere nella storia di questa città che ha molte difficoltà per riprendersi. È solo così, perché non ci sono soldi. Se non si trovano i soldi, purtroppo i problemi non si risolvono. Allora, io, secondo me, questo tipo di personaggio potrebbe essere quello che trova anche i soldi.